chissà che fine ha fatto quel magnifico dipinto grande che intitolato da Magliano all'Argentario. Chissà chi ce l'ha. Non abbiamo più avuto notizie, ci siamo anche un po' informati, ma nessuno ne sa niente. Nessuno ne sa niente, come fanno a sparire quadri così grandi, non lo so. Io ci contavo su quello, perché è anche di effetto, poi è il primo paesaggio grande che ho fatto, ha pure un significato. Ma sì, chi l'ha comprato non si trova e non conosciamo nessuno che ci dia qualche notizia. Che ci dia qualche notizia. E dispiace perché sono opere grandi, quando spariscono non è che uno può mettersi lì a rifarle. Quanti mesi ci avevi messo? 7-8 mesi, perché era veramente 7-8 mesi per un quadro molto, così. Proprio vedevi tutta la piana, un po' così a volo di uccello, era anche un po' la documentazione, se vogliamo. Sì, era anche ben documentato nella vegetazione, sì, negli alberi. Ma anche geograficamente vedevi tante parti, ecco, ci dovremmo far aiutare da qualcuno, chiedere notizie in giro. Che fine ha fatto il proprietario? Lo faremo. Certo. È una gran fatica fare una mostra, la gente non lo sa, ma è faticoso. E non è il solo quadro che facciamo fatica a ritrovare. No, ne abbiamo altri, ma c'è quello anche di quello della Badiola? No, quello che è in Svizzera, quello di Caldana di Colussi, e anche quello sarà difficile recuperarlo. E come lo becchiamo? È finito in Svizzera. Possiamo anche fare un elenco telefonico per chiamare le persone. Ci facciamo aiutare anche da qualcuno? Ma forse no, perché sono tutte cose che sappiamo. Tutto da solo è un lavoro immane. No, ma le cose le sappiamo noi dove andarle a cercare, come facciamo a dare i nomi? Cerchiamo da noi e facciamo elenco degli indirizzi. Elenco degli indirizzi, le date che sono importanti. Vabbè, faremo. Prego. Thank you.
Con Savina ci siamo sposati il 16 luglio del lontano 1960 e subito dopo il matrimonio siamo andati a vivere a Milano, avevamo già la casa lì e facevamo illustrazioni di libri per l'editore Arnoldo Mondadori che abbiamo conosciuto personalmente. E vorrei raccontare una cosa curiosa, un giorno ci ha invitato a pranzo a un ristorante di Milano che si chiamava Le Colline Pistoiesi, non so se esiste ancora. Con lui c'era il fratello di Disney, Roy, e la moglie. È un episodio così, però è stato interessante per noi conoscere anche il fratello di Disney. Mi segnalano che c'è un torchio in vendita. Io lo vado a vedere e dico perbacco, ne rimango stupefatto dalla bellezza di questo attrezzo di legno con la ruota e tutti la pietra litografica. Lo compriamo e ce lo ritroviamo in studio e cominciamo a usarlo. Il torchio possedeva una sola pietra perché erano difficili da trovare. E si lavorava su lastra di zinco granita, che è come la pietra. Abbiamo stampato cose a diversi colori. Qualcuno potrebbe dire non era il caso, andavi in una stamperia come fanno tutti i pittori, ma fare litografia a 10-12 colori, anche a esemplare unico, uno se lo può fare solamente da sé e nel proprio studio. Non è facile da definire l'arte di Manlio perché non c'ha molti referenti. È un'arte estremamente personale che muove da un suo particolare modo di essere, da un suo processo mentale molto puntuale. Non soltanto, si riferisce a delle immagini che lui ha, come si può dire, immagazzinato nell'inconscio e che poi mette fuori in un modo spontaneo, gli crescono queste cose ed è per questo motivo che il suo lavoro diventa inconsueto. Abbiamo lavorato per editori importanti e poi a Firenze con la casa editrice Sansoni. Siamo riusciti a fare diverse copertine di libri che erano poi dei quadretti in definitiva. Non l'impaginazione, persino i caratteri si doveva disegnare a mano. Non ce lo chiedevano, ma era così. La copertina nasceva con la scritta, il disegno davanti, il disegno dietro. E io ho inventato anche delle tecniche per farle sembrare delle litografie con il disegno stampato su una pellicola, il colore messo dietro, e davano una buona resa, tanto che oggi li potrei far passare per dei quadretti invece che per delle edizioni. Sono stabilita a Roma, ho cominciato a guardare con un altro occhio i palazzi, i portali, le cose che avevo studiato ma che non avevo visto dal vero, e sono rimasta sinceramente impressionata dalla bellezza barocca e anche da certi piccoli portoni insospettatamente con dei fregi romani, magari in piccole situazioni passavano inosservati, invece insomma li ho notati. E contemporaneamente ho notato anche che erano tante volte
non dico disturbate, ma un pochettino coperte da dei veicoli più o meno, diciamo, fatiscenti oppure no, che sostavano davanti a questi portoni. Questo connubio mi è piaciuto perché ho visto la quotidianità la continuità più che la quotidianità della cosa, in cui la parte antica così fastosa, così ricca, si univa a queste cose piccole, popolari, semplici, tante volte anche scassate, scusate il termine, viste anche con affetto, con una certa affettività. Noi siamo venuti in Maremma su invito del nostro gallerista di Roma, Giorgio Manzardo, che aveva la bellissima galleria Giulia, in via Giulia. Un fine settimana ci ha invitato qui in Maremma, dove lui aveva questa bella casa con una bella tenuta, e noi siamo rimasti colpitissimi, era la fine di maggio, siamo rimasti più che colpiti dalla bellezza del paesaggio. Prima di congedarci ci dicono: ma noi avremo intenzione di affittare un casale appena restaurato a magari una coppia, due artisti. Noi abbiamo preso la palla al balzo e l'abbiamo immediatamente affittato. E siamo stati con loro, non con loro perché c'era distanza fra una casa e l'altra, praticamente 10 anni. Ecco, è lì che ho cominciato a... non a guardare la Maremma, a vedere la Maremma, perché le cose sono molto diverse. Si guarda, ma vedere significa un'altra cosa, significa rendersi conto della bellezza di un alberino, magari modesto, di una foglia, di un fiore, di cose anche semplici, che però guardate con attenzione sono cose meravigliose, come aveva fatto Dürer nella Grande Zolla, e con occhio nuovo, e come aveva fatto il grande Caravaggio nel cesto di frutta. Abbiamo conosciuto alla FIAC, alla mostra FIAC del 74, Franco Maria Ricci, il quale, entusiasta delle nostre opere, ha comprato alcune litografie ed è stato molto generoso. E siamo sempre rimasti in contatto. Negli ultimi anni ci ha invitato per farci vedere il suo labirinto. E siccome a me piace molto la metafora del labirinto, e non si sa chi si incontra, non si sa perché siamo, noi viviamo in un labirinto, non sappiamo chi incontriamo nella vita e
e dove andiamo. Questo dipinto, che è un piccolo dipinto, è stato molto importante perché mi ha fatto, non dico capire, ma comprendere certe cose della pittura. All'inizio avevo dato un titolo, perché ai quadri bisogna dare un titolo. Il titolo era Il becco fiore, ma non ero convinto. Poi ho visto quel palo, ho detto, beh, si potrebbe chiamare Il tutore, ma ancora non ero convinto. E mi sono detto, ma in sostanza cosa ho voluto fare? E non a caso mi è venuta fuori questa parola, in sostanza. In sostanza ho voluto fare un controluce. Ho sempre sentito dire forma e contenuto. Io preferirei sostituire contenuto con sostanza. Il come è fatto per me sostiene il cosa è fatto. Se noi pensiamo, ad esempio, al trittico Van der Goes, qualcuno potrebbe dire che ma Gesù è nato in una stalla, è il caso tutta questa ricchezza, ma la ricchezza metafisica, la ricchezza dell'uomo Gesù che suggerisce all'artista di farlo in questo modo. Ho visto tante immagini e le ho racchiuse in un magazzino del mio inconscio e stanno lì. E in questo senso voglio dire che l'arte inventa il ricordo. Ho scoperto tante cose, per esempio ho scoperto che la natura, chiamiamo in generale, non è ferma ma ha delle vibrazioni bellissime, è viva. E allora ho usato questo sistema del, chiamiamolo puntinismo, per rendere la sensazione di questo movimento. Poi è cominciato il periodo della committenza ed è una cosa che è venuta a ruota, tante committenze. In particolare molti volevano il paesaggio di fronte alla loro casa, volevano un luogo che quando erano in città gli suggerisse quelle che... E mi sono, diciamo, interessata a queste cose che
in qualche modo non sarebbero completamente osservazioni libere, però è stato libero il modo di eseguirle. Fra i libri illustrati per la casa editrice Mondadori ce n'è uno che ha avuto una storia curiosa. Io l'avevo appena realizzato e scritto anche e realizzato come linea grafica ed era appena uscito. Succede che un redattore della Mondadori mi chiama e mi dice: ma senta, io sto lavorando con una ditta di prodotti per la casa, prodotti per la pulizia, non ne cito il nome, ci piacerebbe utilizzare il suo personaggino del Pulcino Nero, che questo era il nome del libro, per pubblicizzare i nostri prodotti. E io sono rimasta un po' perplessa, ho detto no, io non voglio aderire a questa cosa, non mi interessa, perché sono partita da altri punti di vista, non voglio entrare in questa cosa della pubblicità. E lui ha insistito per un po' e poi si è convinto a non chiedermelo più. Poi è uscito questo Pulcino Nero. Per renderlo immune da ogni richiesta di diritto d'autore, hanno corredato il pulcino di mezzo ovetto in testa e gli hanno trovato un nome, devo dire, anche simpatico. È il nome del celebre Calimero, che è poi andato in giro per parecchi anni e forse ogni tanto appare ancora adesso nelle pubblicità televisive. Io penso che sia necessario riguardare i ritratti. Sì, mi sembra giusto. Perché se poi, non ce li dimentichiamo, sì, magari. Anche per scegliere i più interessanti. E catalogarli meglio. Sì, anche per vedere quali sono i più accessibili. Ad esempio c'era questo di Gaia, era anche interessante metterlo in evidenza. Ne hai di più. Più tu magari hai ritrovato quello di Valentina all'inizio. Sì, l'ho ritrovata. Questa è la mamma di Valentina, vero? Che poi uno col tempo se le ricorda. Marcello Panni. L'ho visto. Queste ragazze qua sono un po' anonime, questo l'ho fatto. Poi qui ne ho anche altri. Ah, ecco, sì. Brava. Qui io trovo il ritratto di Sandro Manzo, che è stato il nostro gallerista, ora vive a New York. Nel dipinto io ho messo il suo nome, Alexander Ma. Qualcuno potrebbe pensare Magnus. Ma perché è un personaggio che ci teneva tanto. Sì, un personaggio che ci teneva tanto. Poi qui abbiamo il ritratto di un nostro collezionista, Edoardo Fanelli. Questo è un ritratto particolare, anzi sono due ritratti perché è sempre lei. Era una bellissima donna e a buon diritto si faceva ritrarre su commissione dei suoi compagni, ha avuto una vita molto avventurosa e dietro al suo ritratto, il primo ritratto, c'è una veduta del Perù, perché lei era italiana, ma era nata e cresciuta in Perù, quindi ci teneva. E mentre qui ho fatto una citazione a Manlio, c'è un vasetto fatto nel puro stile manliesco. Com'è lo stile? Manliesco. Allora, qui io ho il ritratto di Sergio Solti. Lui aveva una casa in Maremma a Castiglione della Pescaia. Nel fondo si vede Castiglione della Pescaia.
quando ha visto il ritratto ha detto due cose. Uno, oh la Gioconda. Quando poi ha visto il particolare della teiera, la moglie Lady Valerie ha detto, beh, veramente più che la teiera andava meglio la bottiglia di whisky. Ecco, e qui c'ho anche il grande Andrei Tarkovsky. Io l'ho inserito, ho fatto una citazione della Melancolia di Dürer. Invece ho scritto Nostalgia, che è il riferimento al suo celebre film. E ho messo insieme le due immagini, la citazione di Dürer e il suo ritratto. Il ritratto del compositore e direttore d'orchestra Marcello Panni, e io l'ho inserito, diciamo, nella buca dell'orchestra e ho inventato dietro una scenografia, non per un'opera forse ancora inesistente o forse che la scriverà lui. Penso che sarebbe interessante dire che per noi il ritratto è soprattutto un dipinto che guarda lì, contiene un ritratto. Per me è anche un pochino un'esperienza psicologica, nel senso che mi piace di più ritrarre persone che conosco, cercare di tirar fuori, secondo il mio punto di vista, come è la loro parte un pochino più nascosta. Poi non sempre si riesce, però questa è una parte del ritratto che mi affascina. Allora, parli tu. Parlo io, parlo io. Qui ho il ritratto di Tarkovsky. È un gran bel personaggio, nello sfondo c'è Castiglione della Pescaia. Ma non è Tarkovsky? Ma sì.